Era iniziata così bene? Sì, era partita benissimo perché la Camera era partita in tempi rapidissimi, non me lo sarei neanche mai aspettato quella velocità. E tutti d'accordo, il voto unanime, no? 245 persone, tutti in piedi verso di noi ad applaudire. In quel momento io ti assicuro ho visto le istituzioni solidali vicino a noi e tutti mi dicevano stai tranquillo che adesso appena va al Senato sarà velocissima. È rallentata perché c'erano altre commissioni, no? Quella è una cosa normale. Poi il problema è stato il giorno, quando dovevano decidere il giorno della votazione, c'è stato un certo Della Porta che ha presentato un emendamento e chiedeva che alla partenza questa commissione, invece di durare tutto il periodo della legislatura, durasse di meno, mi sembra 2 o 3 anni, che mi sembra pure quella una cosa, fai un emendamento e se questo emendamento passa torna tutto quanto alla Camera. Però se alla Camera accettano subito non ritorna più al Senato, quindi parte direttamente. Affinché la commissione al momento che parte durasse meno. Pensi che quanto è stato riportato, che poi per l'opinione pubblica è diventata quello che hai detto tu, che non hai mai detto su Papa Wojtyla, possa aver influenzato? Ma io mi auguro di no, perché sarebbe ridicolo che le parole di io, cioè perché dovrebbero, chi sono io per influenzare addirittura la decisione di una commissione parlamentare? Se è quella la scusa mi sembra talmente banale. Magari il Vaticano ancora fa più paura di quanto si pensa. La scusa in qualche modo di quello mi è dispiaciuto, Gualtieri, il sindaco. Lo dovevo incontrare perché dovevamo organizzare il 40°, era contentissimo di questa cosa. Appena sono state queste polemiche ha fatto un passo indietro, ha annullato l'appuntamento che aveva con me, perché ho detto per impegni, e poi mi hanno detto che riguardo al quarantennale preferiscono soprassedere in vista del giubileo del 2025. Ecco, e quindi torniamo sempre a punto di partenza. Non volevano rovinare i rapporti col Vaticano, no? La mia presenza rovinasse i rapporti col Vaticano o la ricerca di verità e giustizia su Emanuela rovinasse i rapporti col Vaticano. Comunque. Senti, quali saranno i prossimi appuntamenti? Come ti muoverai adesso? No, adesso aspetto intanto queste audizioni che il Senato ha deciso di fare. E aspetterò e poi cosa decideranno, perché in base a quelle audizioni decideranno se andare in aula a votare e votare gli emendamenti, questo non lo so. Non so che dirti, guarda, io cerco di vederla sempre in maniera positiva, nel senso per forza la devo vedere in maniera positiva, non posso dire è finito tutto, no. Tutti mi hanno assicurato, quelli che ascolto, perché l'ho ascoltato tutti quanti, poi io non voglio farne una questione politica, io ascolto persone da una parte e dall'altra. Tutti quanti mi hanno assicurato, no, partirà sicuramente, quindi io mi devo fidare di questa cosa, partirà sicuramente. Non vorrei soltanto una cosa, che è quello che non mi sarei mai augurato, che questa situazione venga usata per diatribe politiche, perché la mia paura è che finisca in discussioni tra opposizione, maggioranza, quello non vorrei mai, perché Emanuela è stata già usata troppe volte in tutti questi 40 anni la vicenda di Emanuela, quindi che venga usata anche per questa situazione non vorrei mai. Un'ultimissima, Papa Francesco sa la verità secondo te? Io ho sempre detto, io sono convinto di sì, che in Vaticano lo sappiano, Giovanni Paolo II, Ratzinger e Papa Francesco. Grazie. Ciao.